Eccola. Buongiorno a tutti e a tutte. Siamo felici come centro culturale protestante di Firenze di avere questo momento che si collega a tutta una serie di incontri, di presentazioni di libri, ma che in realtà sono presentazioni che ci aiutano a riflettere su dei fatti del passato che hanno un'incidenza forte anche nel presente. Porto i saluti della presidente del Centro Culturale Vermigli, Deborah Spini, che non poteva collegarsi questa sera. E questa sera partiamo da un diario manoscritto di un colportore evangelico. Nato e cresciuto a Scicli, dove un pastore importante, Lucio Schirò, è stato pastore e anche sindaco del paese, e Guglielmo Jurato, giovanissimo, col fratello parte da lì con questa vocazione di colportore. Dopo entreremo un po' nei dettagli, cosa significa colportore e che tipo di ministero era nell'Ottocento. Il piccolo libro lo si trova online sul sito della Chiesa Valdese di Firenze e l'occasione è quella appunto che ci ha offerto il figlio di Guglielmo Jurato, e cioè Giovanni, il quale ci ha dato questi due quaderni manoscritti da trascrivere. E poi ha curato una bella introduzione. Dopodiché abbiamo chiesto a Gabriella Rustici, che è una storica che ha scritto molte cose sulla storia dell'evangelismo, in particolare del tempo del Risorgimento, di aiutarci. E anche lei ha scritto una introduzione al testo e parlerà. Oggi abbiamo anche con noi, oltre a Giovanni Jurato, a Gabriella Rustici, Giuseppe Platone, che anche lui ci ha fatto degli studi specifici, sul tema dei colportori e ci aiuterà a vedere qualcosa, di interessante, anche delle immagini di questi, stendardi che i colportori portavano nelle piazze. Ma iniziamo, e non ho detto chi sono io, sono la pastora della Chiesa Valdese di Firenze, Letizia Tommassone, faccio parte del Centro Culturale Vermigli di Firenze. Iniziamo con un saluto da parte di Gabriella Ballesio, che ci parla dall'archivio storico valdese metodista di Torre Pellice. Grazie Letizia, grazie mille. E sì, dicevamo prima, è davvero una gioia potersi vedere anche se attraverso uno schermo. L'archivio della Tavola Valdese conserva moltissime fonti sui colportori, fonti che sono state studiate, che possono essere ancora studiate e che ho avuto l'occasione in effetti di conoscere. Diversi anni fa, quando una storica toscana, tra l'altro, venne per una tesi. Il suo campo era la letteratura di colportaggio, i libri popolari. Si era imbattuta in una straordinaria pubblicazione annuale, si chiamava L'amico di casa e aveva una tiratura di 100.000 copie. In un'Italia dell'Ottocento dove nessuno leggeva, questo almanacco che aveva tante notizie, aveva le lune, aveva la composizione della Casa Reale e tante altre appunto, notizie di utilità pubblica, era stampato dalla Claudiana ed era un annuario evangelico, quindi conteneva un messaggio evangelico molto forte ed era molto molto letto. Attraverso questo amico l'amico di casa aveva portato questa storica che si chiama Gabriella Solari
ad occuparsi di tutta la letteratura popolare che la Claudiana di Firenze all'epoca e le società bibliche mettevano in circolazione. E quindi quale fonte migliore se non ascoltare chi? Le mani, le gambe, i piedi delle persone che portavano in giro questi piccoli opuscoli, queste porzioni di Vangelo. Leggendo insieme, perché poi siamo diventate molto amiche e ovviamente condividevamo ogni tanto, anzi lei condivideva con me le sue scoperte. I carteggi che noi abbiamo, e parlo di diverse centinaia di lettere, premetto che i colportori erano tenuti dal Comitato di Evangelizzazione Valdese, nel loro contratto di assunzione, di ingaggio. Erano tenuti a scrivere una relazione ogni settimana, il che equivale praticamente a un diario. Per cui noi abbiamo gli spostamenti, gli itinerari, possiamo ricostruire, ma perfino quello che mangiavano e bevevano, perché ovviamente dovevano anche rendicontare le spese. Loro ricevevano un mensile fisso, non lavoravano a percentuale, però potevano ovviamente avere dei rimborsi per le spese. E quindi di colpo avevamo intorno a noi queste figure particolari. Era veramente interessante perché queste persone, con la loro semplicità, con la loro fede, alle volte sincera, alle volte sorgeva un po' il dubbio che fosse un po' strumentale in un'Italia dove la povertà. Beh, insomma, spingeva un po' a trovare qualsiasi risorsa, però la freschezza con cui comunicavano le loro avventure, perché in realtà la loro vita attraverso le strade di una penisola appena unificata erano appunto le strade, le piazze, i mercati, il dialogo. Sovente in queste lettere noi trovavamo botta e risposta, le domande che le persone sulla piazza del mercato ponevano a questi venditori e le risposte che i colportori cercavano di dare. Per me è stata anche un'avventura, perché attraverso i loro itinerari, io che non mi sono mai mossa tanto e non conoscevo tanto l'Italia, tanti anni fa ho un po' visto, ho un po' camminato con loro in questo mondo. Ho un po' condiviso le loro preoccupazioni economiche, le loro difficoltà, la loro paura, perché sovente hanno vissuto davvero dei momenti, molto brutti, con sassaiole, fughe precipitose, il dover impacchettare velocemente la loro mercanzia. Storie che ci ricordano anche poi qualcosa di quello che alle volte succede sulle nostre piazze, lungo le nostre strade, quando arriva la polizia, però la loro capacità appunto di coinvolgere le persone che avevano di fronte, proprio in quanto persone, attraverso la narrazione non solo del Vangelo, ma dell'esperienza evangelica, oppure anche appunto vendendo opuscoli a carattere morale. Allora, questa è stata, come dicevo, un'avventura. È stata la scoperta di intrecci, di storie molto personali, con una grande storia, però, che era appunto la storia dell'Italia che andava unificandosi, che era ancora un vestito di Arlecchino di vecchi stati, e attraverso linguaggi diversi, dialetti diversi, questa avventura dell'evangelizzazione, del progetto protestante in Italia, grazie appunto a questi passi, a questi piccoli passi, si è estesa a tutta Italia. Per cui io ringrazio davvero, il Vermigli, ringrazio Letizia, le persone che hanno pensato a me per questa cosa, perché per molti anni questo filo dei colportori è rimasto in fondo al mio cuore. Loro erano
molto, molto più antichi, ovviamente, di Guglielmo Jurato, hanno pensato, raccontato, vissuto in una realtà molto, molto diversa. Però, anche se all'epoca, nel quadro dell'evangelizzazione, erano l'ultimo scalino in fondo, perché poi c'erano i maestri, gli evangelisti, i pastori, il comitato di evangelizzazione, la tavola, in realtà sono stati al primo posto della nostra storia dopo il 1860. Grazie. Grazie, grazie per la tua passione. E adesso passiamo a Giuseppe Platone, pastore valdese, e che ci racconterà qualcosa dei colportori. Prego. Devi Microfono, attivare il. si sente? Ma praticamente ha già detto tutto Gabriella, la sintesi, il succo della cosa è già tutta lì. Comunque, dirò anch'io cose che sono già state dette, ma volevo dirvi così spontaneamente che quando mi avete chiesto di dire qualcosa sui colportori, ma io non è che sono uno specialista, ho scoperto uno stendardo, mi sono appassionato. E lo vedremo. Ma la prima cosa che mi è venuta in mente è un versetto dell'Evangelo di Marco. Gesù andava attorno per i villaggi circostanti insegnando, e poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due. Ecco, itineranza mi porta anche a pensare ai barba medievali che visitavano famiglie, gruppi, anche loro a volte a due o anche da soli. Quindi questa cifra del camminare. Mi ricordo che Tullio Vinay, tanto siamo in famiglia, non devo spiegare chi era Tullio Vinay, una delle prime cose che mi disse a Riesi era: guarda, io al mattino vado all'ufficio. Parto dal Monte degli Ulivi, Servizio Cristiano, e vado in via Primo Maggio, attraverso praticamente metà della cittadina. Se tu sapessi quante cose vedo importanti, belle e brutte, quante piccole conversazioni, quanti saluti caratteristici anche dell'ora in cui ci si incontra. E mi diceva una grande esperienza spirituale. Ecco, io mi chiedo se questa dimensione del camminare non ci riguarda anche oggi, in fondo, prendiamo i mezzi pubblici, l'automobile, insomma, il camminare è una cifra che non è più tanto presente. Camminiamo col pensiero, con le immagini, ma appunto i colportori camminavano tantissimo. Scusate, io leggo qualche nota perché se no mi faccio prendere, Letizia sa come sono dispersivo. Sono già stati studiati, ecco, non è che siamo di fronte a un capitolo inedito, e forse sono stati anche un po' mitizzati, nel senso che effettivamente nasce una passione a leggere le loro memorie, le loro storie. Non erano moltissimi, ecco, non era un esercito quelli che afferivano al mondo valdese. Gabriella ci ha detto che abbiamo questo prezioso tesoro nell'archivio di questi diari, quindi lo studio può continuare sulla base di documenti importanti. Sono appunto memorie scritte, aneddoti. Io trovo che questo saggio che è già stato citato della Gabriella Solari, mi pare del 1997, che mette insieme la circolazione del libro evangelico. E diciamo anche l'editoria evangelica del secondo 800, insomma, è un libro preziosissimo, documentato, che forse meritava d'essere anche pubblicato dalla Claudiana, che ne so. Comunque, è un bel testo per capire perché è una grande documentazione, un'ampiezza notevole, e può soddisfare la curiosità di questo mondo del colportage. Che è un po' misterioso, si sa, non si sa. Credo che sui colportori oggi noi ci muoviamo ancora,
una volta di più nel quadro interpretativo che ci ha offerto Giorgio Spini in Risorgimento e Protestanti, che rimane il riferimento principale. Noi stiamo parlando di un fenomeno basato su fonti interne al mondo protestante, però sarebbe importante, per esempio, esaminare questo fenomeno anche dal punto di vista cattolico. Mi diceva Simone Magenzani che insomma ci possono essere delle sorprese da quando hanno aperto gli archivi della Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1998, quindi sono documenti accessibili e quindi insomma capire anche il cattolicesimo, non soltanto il protestantesimo, diciamo una storia un po' nostra, no? Anche se volete un po' autoreferenziale, quindi il rischio della mitizzazione. Ma come era visto questo fenomeno? Beh, era anche molto, diciamo, a partire dagli anni 70 dell'Ottocento si confondeva il protestantesimo col mazzinianesimo, con la massoneria, con l'azione, diciamo, garibaldina che diventava sociale, diventava politica e quindi... man mano che c'è questa perdita del potere temporale agli inizi del XXI secolo, l'Inquisizione si attrezza, cambia nome, cambia ufficio, cambia sistema di lavoro e quindi diventa la Congregazione del Santo Uffizio, non è più la vecchia Inquisizione, ma ci vorranno ancora anni, bisogna arrivare al 1911, perché questo istituto di controllo interno ed esterno del territorio formula un regolamento nel 1911 soprattutto per fermare anche questo fenomeno protestante che viene appunto seguito in modo capillare dalla Chiesa romana e anche con una dimensione culturale, come diceva anche Gabriella. I colportori sono anche uomini che hanno paura, infatti suscitare l'emozione della paura nei confronti di questa minoranza che diceva le sue cose in pubblico, i suoi predicatori, al punto che alcuni di questi predicatori abiurarono. Anche questa è una storia importante. Non pochi protestanti presi dalla paura, dalle strette, finirono con l'abiurare. Però questi documenti non sono stati ancora del tutto esplorati. In sintesi si può dire che, oso dire, piacerebbe sentire Spini cosa ne pensa, va bene, parliamo poi nel regno, ma tutti aspetti che lo scontro sia sul terreno biblico. Cioè, la Bibbia dice così? No, la Bibbia dice così perché no. Non è questo, si trova pochissimo questo. Cioè, si trova molto quello che dice il colportore, però la discussione quasi che non, in fondo non interessasse come terreno di scontro, di confronto. E non era comunque la questione principale. Contava molto di più l'aspetto politico, culturale. Contava di più il fatto che il protestantesimo era percepito come espressione di potenze straniere, lontane, che nulla avevano della cultura, diciamo, latino-cristiana con le sue processioni, i suoi riti, i suoi patroni e la sua organizzazione. E quindi lo spirito, diciamo, inglese, lo spirito risorgimentale, il mazzinianesimo, lo spirito garibaldino preoccupavano le sfere della curia molto di più delle prediche, delle riflessioni, delle testimonianze dei diffusori della Bibbia. Per cui, insomma, il colportore, come potete documentarvi, perché la bibliografia che c'è nell'opuscolo dedicato a Iurato, c'è una bella pagina di bibliografia essenziale, che ho trovato molto utile, conoscevo già, ma insomma è importante, il colportore era il depositario di una cultura itinerante, un po' come il barba. Cioè, la differenza è che c'era il libro, mentre invece allora, nel Medioevo, il libro era in odore
di inquisizione, fatto salvo che fosse un rappresentante del clero. E poi il venditore, come ha già detto bene Gabriella, non si limitava a mettere sul banchetto la propria mercanzia, ma la illustrava attraverso anche delle tecniche comunicative di approccio. Non so, pensate alla vicenda dei Cereghino, che qui non abbiamo tempo di percorrere, no? Bellissima storia. Io negli Stati Uniti, quell'anno di lavoro che ho fatto a Portland, conobbi ancora parenti di Cereghino, tutto molto mitizzato, come in genere sono i nostri connazionali all'estero o quelli che vengono qui da noi, no? Comunque, insomma, i Cereghino ultra story, contastorie che diventano evangeliche, che praticamente fondano una comunità e di cui non c'è più nulla. C'è una lapide nella chiesa che ricorda il dissidio, poi la riconciliazione, siamo nell'entroterra di Chiavari, in Liguria rimane il piccolo cimitero, perché i protestanti non potevano accedere alla terra consacrata, e storia italiana, in tutte le città c'è questo problema, c'è ancora il piccolo tempio, che è lì, è una casa di un avvocato, che quando io portai la comunità, adesso non mi ricordo se di Milano o di Torino, francamente sto perdendo i colpi, venne l'avvocato da Genova, ma vi interessa la tavola, io gli faccio un prezzo buono, a me non interessa più. Insomma, per dire, è soltanto più una rovina archeologica, no? Però la storia c'è e fa valere anche il luogo della famiglia del presidente dell'Uruguay, il presidente quello tosto, quello che adesso mi sfugge il nome, ma insomma è un paesino di niente, però ricco di storia. Quindi non si trattava solo di vendere, attenzione, non erano dei librai soltanto, ma di conquistare gli animi, e questa è la stessa sfida del pastore, dell'evangelista, per questo che ancora Valdo Vinay, almeno la mia generazione, ci ha portato una volta al palazzaccio a Roma a sentire un arringo, una noia tremenda, no? E vabbè, comunque abbiamo fatto finta che era una grande arringa. Allora sì, convincere il pubblico, affascinarlo, pensando di dare voce a Cristo, quel Cristo che usciva dalla loro valigia o dalla cassetta di legno, che poteva pesare anche 30 kg, perché guardate, c'è un tratto di comune, che ancora oggi i libri sono pesanti. Cioè, tutti i pastori, visto che siamo in famiglia, sanno benissimo cosa sono i traslochi, eccetera, eccetera. Sono pesanti, e questi tiravano dietro con grande fatica, però erano profondamente motivati e forse anche un po' illusi che vendere una Bibbia significasse convertire. In realtà, per entrare dentro quel libro, che a volte c'erano edizioni anche molto eleganti, in cuoio, dorate, molto belle, per entrarci dentro, per capirci qualcosa, occorreva un accompagnamento, un inquadramento. E non bastava la lettura assidua della Bibbia, che andava benissimo, ma non ti permetteva di superare il letteralismo e non sempre cogliere lo spirito del testo. Questo c'è molto. Per esempio, la predicazione di Jurato è bellissima, perché è tutta biblica. Cioè, praticamente lui interpreta la Bibbia con la Bibbia, no? E in questo Lutero ci siamo al 100%. Però non c'è sempre un approfondimento per noi moderni, insomma, è una cosa di quegli anni che andava anche bene, ma si inseriva l'esperienza dei colportori in quel mondo oggi scomparso della oralità, cioè l'oralità che si tramandava nei borghi, nelle cittadine, nei confessionali delle chiese dove venivano fuori i misteri del paese, e che poi si esercitava l'oralità anche nel mercato, in mezzo ai banchetti delle chincaglierie, dei venditori di almanacchi, e bisognava farsi largo, sgomitare un po' anche con la voce per farsi sentire, perché non era isolato nella piazza, era un movimento di persone, di grida,
e quindi rimanendo poi a disposizione per eventuali domande. Noi sappiamo anche dalle corrispondenze, quello che ho letto, che a volte i colportori ritornavano, per così dire, sul luogo del delitto, cioè nel senso, se avevano suscitato un po' di interesse, se c'era qualcuno, allora c'è il riscontro, e questo riscontro era consigliato dal comitato di evangelizzazione, no? Che fu attivo, per non dimentichiamo che è stato una grande recovery fund il comitato di evangelizzazione, 50 anni, un sacco di soldi, una tensione molto forte, un'autonomia anche rispetto alla tavola, anche una bella dialettica. Ovviamente ci sono state delle tensioni, nasce nel 1860 e finirà solo nel 1915, rientrando, diciamo, nell'ambito della tavola. Ed è una grande stagione questa dell'evangelizzazione, che non finiremo mai studiandola, di scoprire cose nuove. E quindi raccomandata, la strada era di ritornare, di vedere gli effetti di quello che era stata la predicazione, e che poi così i colportori potevano essere considerati dei battistrada, delle persone che aprivano la pista agli evangelisti e ai pastori, qualora si fosse eventualmente consolidato un numero congruo di persone interessate. Insomma, il colportore chi era? Io dico, è come David Livingstone si addentrava in un territorio sconosciuto, dove il protestantesimo non era mai arrivato, però era arrivato lo spirito garibaldino. Probabilmente sono arrivate le idee liberali, ma la questione spirituale, religiosa, legata a quel libro e alle sue straordinarie possibilità, era un'altra cosa. C'è anche un bel testo nella bibliografia che, a chi interessa la materia, merita una lettura, è quella del racconto di un colportore, che è il padre del pastore Achille Deodato, Angelo mi pare si chiamasse, nella Sicilia di fine Ottocento. È stato pubblicato dalla società come opuscolo del 17 febbraio nel 1983, ed è molto molto interessante, molto vivo, molto, per cui io mi sono immaginato anche la famiglia Deodato, il pastore Achille Deodato, che è stato per me un maestro anche, e poi i figli anche pastore. Insomma, tutto nasce da questo colportore intelligente, colto per quanto si poteva essere colti, attenzione, ecco. La Solari nel suo lavoro indica per il periodo 1869 1890 la presenza di circa 40 ambulanti evangelici, vengono chiamati ambulanti evangelici, che svolgevano la loro attività in diverse parti della penisola, e la maggiore concentrazione era in Piemonte, ovviamente perché c'era tutto il mondo delle valli dietro, eccetera, e la Sicilia. La Sicilia era molto battuta, e liberarsi dal Borboni evidentemente ha scatenato un grande interesse. Ora, loro si portavano dietro, come dicevo, una valigia o una cassetta di legno che poteva arrivare anche a 30 kg. Provate voi a portare 30 kg, io no, perché ho l'ernia, quindi. Però a volte avevano un somaro, un asino da soma, oppure anche un carretto. Poi alla fine nella storia arriverà anche la carrozza biblica, che è una copia del Bible van inglese, appunto la carrozza, quindi permetteva lunghe distanze, trainata da un cavallo, e quindi poi tutte le sere per a piedi sul somaro o sul cavallo bisognava trovare da dormire, da mangiare, e non era sempre facile, e a volte si dormiva all'addiaccio, insomma, vite. Certo, la carrozza appena apparve, naturalmente la Chiesa romana occhiuta, che controlla il territorio,
Questa carrozza venne ridicolizzata sulle colonne dell'Osservatore Romano, che definì il colportore evangelico un ciarlatano che vuole incantare la gente con le sue fantasie. Comunque quella carrozza girò per l'Italia per circa 10 anni ed ebbe dei risultati abbastanza positivi. Ora, possiamo dire che i colportori, siano essi valdesi, metodisti, liberi o dipendenti della società biblica, erano i battisti anche, ovviamente, erano i maggiori diffusori in quel tempo di letteratura evangelica, perché raggiungevano l'irraggiungibile, cioè paesi lontani, nelle campagne, paesini sperduti, posti dove raramente si vedeva un libro, figuriamoci la Bibbia. E io credo che noi abbiamo questo tesoro importante, già stato detto all'inizio dell'archivio, che raccoglie le memorie di questo sforzo, però ripeto, sarebbe interessante poter entrare anche negli archivi della Chiesa Cattolica e leggere l'orchestrazione di questi controlli, eccetera. Anche per avere una visione più obiettiva del fenomeno e non solo di parte. Comunque sia, tra i diari questo di Jurato non è male. E poi è ricca la narrativa anche di episodi curiosi, come per esempio a me è piaciuto molto a film proprio, no? Quando questo Guglielmo è lì che fa un po' il suo lavoro, no? Illustra il quadro, perché si portavano dietro a volte dei teli dipinti, delle immagini, perché se tu parlavi solo con la Bibbia, la gente invece no, con l'immagine, già allora, non parliamo oggi, ma insomma. E allora lui nei giorni della liberazione a Firenze è lì che racconta dell'ascensione di Gesù, che è riprodotta nello stendardo, e segna in alto, verso l'alto, Gesù sale verso l'alto, e quattro soldati americani, di cui uno è un napoletano, italo-napoletano, vedendo alzarsi questo braccio, questo qui, questo lì, dice: ma è un fascista, e lo minaccia di morte, no? Ecco, per dire, fa ridere, però rischiavano a volte la vita, lì non ci voleva niente, gli sparasse, chiuso, un fascista, uno più, uno meno, non faceva, così come non faceva anche impressione uccidere gli antifascisti, ma insomma, ecco, il colportore rischiava non di rado di essere linciato, cacciato, a volte anche portato in gattabuia, oppure l'esperienza del colportore Adolfo Mazzarino, arrestato a Brindisi, colportore, perché con quel libro venne accusato di essere uno spargitore del colera, quindi l'epidemia che colpì l'Italia del 1884. Insomma, gli untori ritornano, e non sono i Promessi Sposi, per non dire appunto quelli poi minacciati seriamente o linciati o presi a sassate. Insomma, era una missione sul campo difficile, e non tutti erano adeguatamente preparati, e economicamente, da quello che si può capire, sino a prova contraria, erano sottopagati, cioè non ci stavano dentro, veramente faticavano, ed erano a rischio continuo di licenziamento. Infatti a un certo punto la Società Biblica Britannica Forestiera chiude le licenze a fine della trasmissione. Quali erano le costanti della loro girare, del loro vagare nelle campagne, nelle cittadine? Il campionario delle esperienze vissute e testimoniate nei mercati, nelle piazze, nelle fiere è molto vario, ma racchiude delle costanti. Io direi che la più temuta era quella rappresentata dallo scontro confessionale, cioè quella rappresentata dal clero che direttamente o indirettamente, come vedevano in piazza un banchetto con delle Bibbie o letteratura evangelica,
gli si scagliava contro o il prete stesso o dei giovani aizzati, dicendo che questi libri non sono permessi dalla Chiesa, la vendita non si deve fare, siete un eretico, siete un demonio, andatevene. Allora, i colportori poi, quando a volte venivano portati in caserma per chiarimenti, dimostravano, quelli che erano la dipendenza della Società Biblica Britannica Forestiera e anche quelli del Comitato di Evangelizzazione, che avevano una licenza di venditore, però quella targata Inghilterra valeva di più, nel senso che, ma chi si metteva contro l'Inghilterra? Cioè, per carità, erano anche loro mangiapreti, però era l'Inghilterra e quindi insomma loro erano dipendenti da una società straniera, quindi sarebbe stato un incidente diplomatico, stavo per dire, della Madonna, ma non c'era solo questo, non c'erano solo insulti, pietre, un rifiuto generalizzato nei confronti dei colportori. Noi troviamo ogni tanto anche apprezzamenti e ringraziamenti, anche un prete che dopo anni che ritrova questa persona lo saluta come un apostolo della parola biblica. Quindi insomma ci sono delle cose, veramente era un'avventura varia. Vogliamo adesso vedere, così sommariamente non ho spazio per commentare il dettaglio, ma per farvi vedere uno stendardo di un predicatore che mi sono fatto l'idea potrebbe essere un darbista, come lo fu Piero Guicciardini, morto poi nel 1886, dove appare appunto Babilonia, l'anticristo, in questa visione appunto millenaristica, anticlericale, eccetera, eccetera. Dunque qui vediamo il telone centrale. Questo telone era coperto, è coperto l'originale, da delle strisce di stoffa. Per cui, per esempio, alzando la sinistra, scompare la statua di Daniele, il capitolo 2. Adesso io c'ho tutto uno studio qui, però non vi voglio annoiare. Capitolo 2 di Daniele, c'è questa statua del sogno del re di Babilonia, che i maghi della corte, eccetera, non riescono a interpretare. Invece Daniele interpreta precisando che la prima parte della statua, la testa, è di oro, l'altra rappresentata dal Medo Persia, cioè così si chiamava prima che diventasse tutto persiano, l'impero persiano, e poi c'è allora l'argento l'abbiamo visto, il ventre, le cosce sono in bronzo e rappresenta la Grecia, e Roma è con il ferro, cioè mentre i piedi sono in parte in ferro e in parte d'argilla, no? È famosa questa statua perché appunto crolla avendo i piedi d'argilla. E quindi naturalmente chi era questo mostro che ha sognato il re? Sotto c'è la tiara papale, quindi la dice lunga. Poi io non so come si è organizzato, perché non c'ho la memoria. Io ho avuto la fortuna di trovare questo telo in una soffitta di una casa dove comunque avevano bazzicato evangelici della Chiesa dei Fratelli nell'Alessandrino di fine 800, ed è tutta la descrizione, cioè è la Bibbia interpretata attraverso queste immagini. Devo dire che ci ho messo un po' a arrivarci, ho chiesto anche a Daniele Garrone, insomma, non è così semplice. Poi invece, se voi vi leggete proprio a Daniele e poi anche Apocalisse 13, effettivamente tu leggi il testo e viene fuori. Adesso si potrebbe provare. Sì, però non possiamo stare troppo su queste immagini. Comunque, perché abbiamo ancora due persone che vogliono parlare. Hai ragione, cara moderatrice, io mi scuso, ma era per dire come molto preciso, no, l'orso che mangia le costole.
e ci sono le cose, le corna, 10 corna, sono 4 teste del leopardo, eccetera. Andando avanti, poi sotto c'è Roma pagana, naturalmente questo qui è già nell'Apocalisse, che esce dal mare, la chiesa apostata, che sembra una donna indù, ma comunque. E poi abbiamo questi regni che si susseguono, la Grecia, poi Roma, e Roma rimane sommamente grande, e tutto il resto è raccontato in Apocalisse 13. Gli Stati Uniti, francamente, mi sfugge il richiamo, mentre quello dei Saraceni si può ancora capire come un pericolo, un po' come i turchi, no? Lo stesso pericolo che sentiva Lutero. L'ebraismo, il Tempio di Gerusalemme, che ormai è superato dalla presenza del figlio dell'uomo, che avete notato in chiave socialista c'è anche la falce, ma non ha il martello, c'è uno scettro, e poi c'è anche il figlio dell'uomo, insomma. E poi ci sono i versetti: temete, cadute Babilonia, se si avvera la venuta del regno. Ecco, era un po' questo, una rapida impressione superficiale. Comunque, c'è anche un articolo sul Bollettino della Società che spiega un po' di più. Ma mi devo avviare allora a concludere un po'. Sì. Porca miseria. Allora, questo qui l'abbiamo visto, no? Allora, volevo solo dire ancora una parola per contestualizzare l'evangelizzazione che in Italia, pensate, in 10 anni, dal 1861 a 71, passò da 30.000 a 60.000 italiani, cittadini che si dichiaravano evangelici. Nel 1911, con il censimento, i numeri arrivano degli evangelici a 120.000. Quindi questa grande operazione di evangelizzazione, anche sostenuta dall'Inghilterra economicamente, prevalentemente, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, è stata molto consistente, duratura, come racconta tutta la vicenda della Chiesa dei Fratelli, insomma adesso qui non abbiamo il tempo, e così come anche racconta Gabriella Rustici molto bene, penso proprio in questo fascicolo di Jurato. Poi si costituirà la Claudiana, più avanti la società poi dei trattati religiosi, insomma tutta una storia che adesso io non ho tempo di ripercorrere. Io direi questo però, in Italia nel 1861 regnava l'80% di analfabetismo, quindi il libro, il saper leggere, era tutto un processo, no? E quindi la Bibbia era anche un valore unificante, un fattore unificante delle spinte evangelizzatrici, che però poi si scontravano sullo scoglio ecclesiologico. Cioè, benissimo, Cristo è il nostro Salvatore, ma quale Chiesa? E come relazionarsi con la società? E quindi fu la frantumazione di quell'idea che poi ritorna ciclicamente, anche oggi, della Chiesa evangelica. Noi diremmo forse la Chiesa riformata d'Italia, di queste spinte evangelizzatrici, insomma. Allora, la prima domanda è: ma che cosa è servito, che frutti ha dato questo sforzo evangelistico, che veniva recepito anche come proselitismo? E questo sacrificio enorme espresso da colportori, non dimentichiamo le maestre, le insegnanti, che sono la colonna portante di tutta l'operazione, gli evangelisti che precedevano i pastori, ha portato a una diaspora valdese che in parte non esiste più, sono scomparse alcune realtà. Questo sogno protestante dell'Italia, appunto, che diventa riformata, è tramontato. Invece la seconda domanda, e taccio, è che questi evangelizzatori, nella loro semplicità, però avevano in mente un progetto molto chiaro: evangelizzare l'Italia, la terra del Papa, che allora era visto anche come l'anticristo, far conoscere la Bibbia a tutte le persone senza per questo iscriverle, questo lo raccomandava anche il Comitato d'Evangelizzazione, tra i membri di una chiesa. Questa era la differenza: annuncia l'Evangelo, poi si vedrà, eccetera. Ora, noi in Italia abbiamo oggi un progetto? Sì, io dico, ne abbiamo forse troppi.
rispetto a quello che siamo. Potremmo invece chiederci qual è oggi il senso della nostra presenza e della nostra testimonianza di protestanti in questa società. Come viene, cioè, noi come lo viviamo? Cosa ci appassiona? Cosa ci interessa? Dov'è il nostro cuore? Perché andiamo al culto la domenica? Per dovere, per piacere? Siamo ancora il popolo del libro o siamo semplicemente, siamo ancora dei lettori, delle lettrici, oppure abbiamo sostituito tutto questo con altre cose? Insomma, tante domande, ma in fondo avevano le idee più chiare di noi. Noi siamo più colti, più bravi, più organizzati, eccetera, eccetera, ma forse non abbiamo ben chiaro, perché tutto è messo in discussione, tutto è molto più complesso, ma ritengo altrettanto affascinante. Mi fermo, chiedo scusa. Grazie Zizi Platone per questa presentazione, anche per le domande finali che sono interessanti. Che frutto ci ha lasciato questo sforzo, la fatica delle vite che si vede anche in questo diario di Guglielmo Jurato, di sua moglie che era maestra, e noi come focalizziamo il nostro progetto. Ora darei la parola a Gabriella Rustici, che ha scritto appunto un bell'articolo di commento e introduzione al diario manoscritto del colportore Guglielmo Jurato, e quindi lascio a lei la parola. La prego di contenersi se riesce in 15 minuti. Va bene, avvertitemi. Allora, io in realtà ho già sentito molto di quello che avrei dovuto dire e mi concentro soprattutto sulla persona di Guglielmo Jurato e sulle caratteristiche delle sue memorie, che in realtà sono memorie più che diari, diciamo diari in senso generale, ma la differenza fra memorie, diari e lettere è molto importante capirla. In realtà addirittura in questa pubblicazione ci sono tre memorie, cioè quella di Guglielmo Jurato, quella pubblicata, c'è una memoria che il figlio racconta nella parte sua, racconta essere stata precedente, scritta durante gli anni del fascismo e più cauta, la definisce proprio più cauta per timore che se fosse stata conosciuta avrebbe potuto essere motivo di ritorsione e persecuzione. Quindi alla memoria del padre si aggiungono quelle del figlio. E le raccolte di memorie hanno caratteristiche diverse, ad esempio, dalle lettere, che si rivolgono a un interlocutore già individuato, sono un dialogo a distanza, rispettano rituali di saluto nell'attesa di una risposta. E diverse dai diari, tesi a fermare l'immediatezza oggettiva di un evento che però si mescola alle emozioni del momento. E non è raro il fatto di avere più memorie della stessa persona, perfino più edizioni dello stesso autore, perché la memoria è un processo che dura tutta la vita. Ritorna su se stessa, si confronta con la necessità anche dell'oblio. Non c'è memoria senza oblio. Ciascuna forma di scrittura racconta dunque una verità e lo fa a suo modo. Qual è quella più vera? Non esiste, perché c'è sempre la verità di chi scrive, il cuore di chi scrive. Nelle pagine del colportore Guglielmo, ricorda il figlio Giovanni, c'è una vita vissuta nella vocazione, quindi è una scrittura di vocazione. La scrittura, come ha ricordato già anche Ballesio, era vivamente raccomandata nelle chiese attraversate dai movimenti, e Platone anche, attraversata dai movimenti di risveglio. Erano testimonianze di conversione, di cammino nella fede, e per i colportori c'era l'obbligo burocratico di inviare lettere e relazioni molto spesso. Ah, e questo è appunto il tesoro che è depositato nell'archivio storico della Tavola Valdese. Guglielmo ricostruisce con la sua memoria eventi collegati all'oralità, anche questo è importante.
perché proprio ritorna su ciò che aveva detto. E è vero, cantastorie biblici, i colportori sono cantastorie biblici e condividono il proprio spazio con gli altri venditori ambulanti, cavadenti, arrotini, merciai, riparatori di ombrelli. La guida delle poche parole che ho scritto è appunto questo libro, lo vedete, Gabriella Solari ce l'ho, e racconta proprio come si svolgeva questo rituale nelle piazze. Ma è vero, non vendevano soltanto, anzi, organizzavano incontri, seguivano gli acquirenti per verificare gli effetti delle letture e vendevano soprattutto piccole parti di Bibbia, perché una Bibbia intera costava troppo. C'ho una piccola bella testimonianza di Dora Bognandi, che è avventista, che ricorda come la sua nonna, non siciliana ma che abitava in Sicilia, si era comprata la Bibbia intera, ma in molto tempo, proprio mettendo da parte soldino per soldino. Quindi al centro delle memorie dell'attività di Guglielmo c'è la Bibbia. Il protagonista non è Guglielmo tanto il protagonista, non si mette mai correttamente al centro di tutti i suoi racconti c'è la Bibbia. Un libro che ancora negli anni di attività di Guglielmo non era molto conosciuto dai cattolici e che per 4 secoli non era mai stato pubblicato in italiano. È pubblicato in Italia perché la prima edizione in italiano è la Diodati del 1607, ma non era pubblicata in Italia. Con il XIX secolo entra in Italia nel 1808 la Società Biblica Britannica e Forestiera e dunque comincia l'avventura anche dei colportori ufficialmente nascosti e nascostissimi in questo periodo. Con l'Unità d'Italia non ci sono più le proibizioni di legge, ma rimane il costume, già annotato da Platone, di impedire la diffusione per cause politiche, sociali. Guglielmo ne ricorda alcuni episodi. La buona parte delle memorie di Guglielmo sono siciliane. Infatti nasce a Scicli, quindi comincia in Calabria, ma insomma una parte importante della sua attività è in Sicilia. E la Sicilia è un territorio particolare. Sì, povera, feudale ancora, con un analfabetismo estremo, ma è un territorio particolare perché la presenza protestante in Sicilia ha caratteri particolari, si deve ritornare al decennio inglese 1806-1815, quando la presenza inglese, che era antinapoleonica e legittimista dei Borboni, però porta con la Costituzione del 1812 una conoscenza del costituzionalismo e liberalismo, ma porta anche tanto altro, porta proprio un modello liberale anche culturale e anche religioso, un'altra cultura e anche altre forme associative. Arrivano molti inglesi, non solo militari, arrivano imprenditori, commercianti e non se ne andranno tutti dopo il 16. Quindi l'onda lunga di questo soffio liberale protestante dura a lungo. Lo ricorda Giorgio Spini, non solo nel Risorgimento dei protestanti, ma in un altro testo degli anni 50, ancora oggi valido, proprio questo novità della Sicilia, questa particolarità siciliana. Lo trovate anche qui riedito, Spini, incontri europei e americani col Risorgimento, se lo vedete. È ancora valido e ripreso questo tema del decennio inglese in molti storici anche di oggi.
Il mondo protestante in generale segue con interesse politico e spirituale le vicende risorgimentali, quindi arriviamo proprio all'unità, perché il nuovo Regno d'Italia sembrava un ambiente favorevole a un grande rinnovamento anche spirituale, culturale, religioso, e nello stesso tempo sappiamo che l'Italia del Risorgimento è un campo di tensioni internazionali notevoli. Ma non ci fu poi l'auspicata fine del potere temporale dei papi in Italia, ma ci speravano. Quindi con l'unità arrivano le prime missioni protestanti, wesleyane nel 61, poi i battisti inglesi, eccetera. Infatti, ora alcuni nuclei di evangelizzazione, già detto anche questo da Platone, si disciolgono, ma alcuni rimangono e si rafforzano. Infatti, Guglielmo Jurato, che è un ragazzo del 99, nasce in una famiglia che è già evangelica. E quindi vuol dire che nel 1899 c'era già una certa solidità. L'invito ai protestanti a recarsi in quella città era arrivato dalla società operaia e dalla società agricola. I canali di richiesta di una ufficializzazione della presenza protestante erano, diciamo, le società operaie agricole da un lato e dall'altro i liberali, anche nobili, anche dalla alta borghesia, perché anticlericali, e sono molto utili anche i liberali, e lo ricorda anche Giovanni Jurato, perché proprio senza questo appoggio forse anche una parte della popolazione avrebbe avuto più timore ad avvicinarsi ai protestanti. Ci sono quindi vari campi di tensione in Sicilia e la vicenda spirituale e umana di Guglielmo si centra proprio in questa complessità siciliana. Perché da un lato c'è il popolo che vede nel protestantesimo e nel richiamo biblico, diciamo, il Gesù socialista. C'è poi anche però l'ala liberale e dunque però in Sicilia è forte il potere conservatore e anche il predominio della Chiesa Cattolica. Tuttavia è vero che ci sono anche preti garibaldini e curiosi dell'Evangelo. Guglielmo li ricorda che frugavano un po', si avvicinavano al banco, ma poi non compravano magari. Ma diciamo che c'erano anche l'alto clero, no, ma il basso clero poteva essere anche. Poi non succedeva niente, ma si avvicinavano anche alla Bibbia. Il primo racconto di Guglielmo è datato 1926 e siamo a Reggio Calabria. Ma la sua memoria si sposta immediatamente a Scicli, aprile del 21. E qui racconta un episodio fondamentale proprio per la sua memoria, perché irrompe nella narrazione veramente. Che cosa succede? Il 21 aprile a Scicli c'è un assalto fascista alla chiesa e al comune. Già è stato detto, il sindaco socialista di Scicli è Lucio Schirò, metodista episcopale e persona importante nel panorama non solo della chiesa protestante, delle chiese protestanti, ma della storia politica siciliana del tempo. Educatore, giornalista, e animatore culturale, Jurato figlio, ne ricorda la scelta non violenta che ritrova nel padre, su proprio le sue parole, che era stato da lui educato, e ricorda il felice connubio fra le due fedi, quella cristiana riformata e quella socialista. E come altri sindaci socialisti dell'epoca, egli apre scuole, asili, operando per il bene della città. Ora, del lavoro e delle memorie del colportore è già stato detto abbastanza, ma vale la pena anche di ricordarle con un pochino più precisione. Ecco, intanto
si capisce che sta cercando in tarda età di dare attraverso la memoria un senso alla sua vita. La sua era stata veramente una vita di vocazione, mentre veramente altri colportori erano stati assai meno attratti dall'Evangelo e più attratti da una possibilità di lavoro, perché erano tutte persone umili e abbastanza anche non molto acculturate. La struttura dei racconti è stata pensata, lungamente pensata da Guglielmo, e riprende uno schema narrativo popolare, nota Solari, che è sempre quello, e è interessante proprio perché è sempre quello. Come, cosa succede? Spostiamoci in queste piazze assolate, prima siciliane e poi anche nel resto d'Italia, molto in Toscana, si avvia il lavoro con l'allestimento dei quadri biblici. Pensate a una versione dello stendardo che ci ha mostrato Giuseppe Platone, modernizzato, magari più semplice forse, che andavano, dice, da Adamo ed Eva nell'Eden fino a Gesù, e dalla nascita di Gesù fino all'ascensione e alla passione. L'ascensione è un tema estremamente importante, si è visto anche nella parte finale con la mano alzata. E a questo punto arrivano azioni di disturbo, arriva l'avversario. Chi sono gli avversari? I preti, ma anche i giovani cattolici. I giovani cattolici che in massa arrivano spesso accanto al suo banco e cercano di distruggere alcune Bibbie. Tant'è vero che in un episodio racconta che denuncia lui ai carabinieri che gliel'avevano danneggiato la sua merce. Nasce un tumulto e arrivano i carabinieri, che non sono sempre i nemici e gli avversari, anzi sono gli aiutanti, a questo punto sono gli aiutanti dell'eroe, che va in questura, viene interrogato, dimostra efficacemente il suo buon diritto, torna al suo lavoro. Spesso c'è un'intrusione particolare ed è la riconciliazione. È molto bello ricordare anche questo, perché perfino un prete torna insieme ai suoi giovani e si scusa con Guglielmo per averlo disturbato. Altre volte i disturbi arrivano a personaggi un po' strani. C'è una signora un po' fuori di testa e comincia a dire che in quei libri è nascosto il veleno, le pagine sono avvelenate. Viene portata via e tutto si risolve. Infine non si dimentica mai dell'uscita. L'eroe esce di scena solo o con il fratello o con altri. Guglielmo lavora molto con il fratello e va alla stazione, riprende il viaggio. Un viaggio sempre molto faticoso, ma questo non lo ripeto perché è già stato detto, faticosissimo. E penso proprio alla situazione siciliana dei primi anni di lavoro di Guglielmo, dove essere estenuante addirittura. Quindi c'è questo schema, che è uno schema narrativo molto, molto importante anche per capire come funziona la memoria, che ha bisogno di un appiglio, di uno schema in cui inserire le varie piazze, i vari momenti, eccetera. Ciò che ricorda e scrive rievoca sicuramente gli avvenimenti, è sicuramente vero quello che racconta, ma la struttura ripetitiva e consente appunto il passaggio dall'oralità alla scrittura, fa perdere qualcosa e guadagnare altro. Il figlio ricorda infatti che era un'altra cosa sentirlo parlare, quindi ricorda anche il racconto orale della memoria, ricorda il timbro di voce e il piglio del vero predicatore. In questo caso è sempre una verità, ogni volta è una verità diversa quella che si porge. Dalla Sicilia passiamo agli anni successivi e all'affermazione sempre più rigida del fascismo, passiamo a piazze toscane molto cupe. C'è un racconto che ritrovo qui un momento che proprio lo turba, l'ho perso, e che avviene in Toscana, perché anche
sono cambiati anche i carabinieri, sono più duri, più ostili, più ufficiali. In Sicilia erano sempre persone, era un'umanità. Dice, in tutti i contrasti sentivo scaturire in me una nuova forza per continuare. Ma c'è questo incidente. Un segno dei tempi accade a Rassina, vicino a Firenze, nel 1936. Un prete lo accusa di vendere libri inglesi per finanziare, ecco, gli stranieri, no? I protestanti sono stranieri, per finanziare l'acquisto dei cannoni che sarebbero stati usati, i cannoni, contro gli italiani. La risposta di Guglielmo è abile e se l'è proprio memorizzata bene. Da combattente, è un escamotage incredibile, da combattente, un ragazzo del 99 della Grande Guerra, il fratello di un caduto, tira fuori le foto e commuove gli astanti. Il fatto deve averlo impressionato davvero, se conclude la narrazione ringraziando il Signore che lo aveva liberato da quel triste episodio. Quindi è proprio vero, anche abbiamo la riprova di Guglielmo, che ciò che dice Giuseppe Platone è vero, rischiavano anche molto. E anche a me ha divertito molto il ricordo ultimo finale del colportore del 45, ormai libero e liberato, ma ancora con qualche, diciamo, pericolo intorno. E che cosa possiamo dire alla fine di questa analisi rapida dei testi di Guglielmo e della memoria di Giovanni? Quello che ha detto alla fine Giuseppe Platone, lo vorrei far mio, anche se l'ha già detto e non lo ripeto. Abbiamo anche, questa è l'evangelizzazione 800 e 900. A queste si aggiungono le maestre, gli evangelisti. La moglie di Guglielmo è una maestra, perché gli piaceva quella, ma non è un caso che si siano incontrati. Un colportore, una maestra, oppure un evangelista, una maestra, perché anche l'epopea delle maestre valdesi in particolare è straordinaria. Se ho tempo, due minuti anche per loro, che sono state già un po' citate, partivano dalle valli in gran parte formate alla scuola normale di Torre Pellice, ma provenivano anche da altre regioni italiane, anche dalla Toscana ad esempio, e viaggiavano. Ragazze sole viaggiavano, si spostavano in continuazione. In Sicilia in particolare venivano mandate maestre molto preparate. Teresa Banchetti, ad esempio, sorella di Giuseppe, che era stato Giuseppe Banchetti, pastore anche pacifista e socialista, che era stato alcuni anni anche in Sicilia prima di andare all'isola d'Elba dove muore. Teresa è sua sorella e va anche a Riesi. Riese aveva prima del Novecento una scuola con 700-800 ragazzi, perché erano le migliori mandate in Calabria, in Sicilia, a formare le altre. È un piccolo esercito, lo ricordo volentieri, a fianco dei colportori. Poi c'erano anche le donne bibliche, che sono un po' le colportrici, ma al femminile, in ambiente non rurale, non di paese, ma di città. Curavano soprattutto l'evangelizzazione in famiglia rivolta specialmente alle donne. E anche qui non vendevano soltanto, ma seguivano i progressi nella fede delle persone che avevano contattato. Poi ci sono gli evangelisti, il gradino inferiore ai pastori. Oggi i ruoli non sono così netti, però è vero che i progetti ci sono, ma dobbiamo forse cercare il senso, come cercava Guglielmo al termine della sua vita. Che senso ha avuto la mia vocazione nella mia vita? Credo sia una domanda che tutti noi dovremmo porci. Che senso ha avuto il mio essere in questa chiesa? Finito. Grazie Gabriella, è stato molto interessante ascoltare questa ricostruzione. E sappiamo che Guglielmo Jurato, quando smise di fare colportore e dovette smettere perché la società biblica chiuse i finanziamenti, e poi divenne anche predicatore nella chiesa locale metodista
di Firenze, e infatti i sermoni che sono pubblicati in chiusura di questo piccolo opuscolo sono presi dalle sue raccolte di sermoni, e probabilmente non sono quelli dell'epoca del colportaggio, ma sono quelli della sua predicazione nella chiesa metodista di Via dei Benci a Firenze. Però indicano questa continuità della sua vocazione, che anche quando finisce la sua funzione di colportore continua a essere centrale nella sua esistenza. E vorrei dare la parola a Giovanni Jurato, il figlio di Guglielmo, che ha curato queste memorie. E penso che dovremmo cambiare il titolo a questo opuscolo, perché ha ragione Gabriella, sono memorie, non è un diario. Prego Giovanni. È vero che non è un diario. Infatti, mio padre ha scritto quelle memorie, che sono secondo me le più importanti, perché quelle precedenti, tempo e fascismo, probabilmente erano relazioni che devono tenere nel loro lavoro e mandarle alla società, alla vita. E infatti, lo scritto che è stato pubblicato di mio padre è stato scritto in pochi giorni all'età di quasi 90 anni, cioè poco tempo prima di morire, in uno stato di grave decadenza fisica. E probabilmente anche un po' di decadenza mentale c'era. E per questo io ho insistito nel dire che quello che mio padre avrebbe potuto dire se io o il pastore Santini avessimo raccolto le sue parole quando alcuni anni prima sarebbe stato molto più bello di quello che è stato pubblicato in questi pochi libri. Comunque, non importa, volevo precisare che la bonomia che forse è stata notata in Sicilia, che può darsi dovuta al retroterra culturale addirittura di qualche secolo prima, era forse dovuta al fatto che ancora non c'era stata la conciliazione Stato-Chiesa, e quindi c'era meno accanimento contro gli evangelici, i colportori. E poi addirittura c'è stata la guerra di Etiopia, la guerra d'Etiopia che ha avvelenato ancora di più le coscienze, le persone. E l'episodio di Rassina, mi sembra, e quando mio padre rischiò di essere buttato in Arno, e sì, avrebbe una grande abilità, ma chi non avrebbe avuto l'abilità di ricorrere a tutto quando ormai era sul punto di essere buttato in un fiume? E lui non era un grande nuotatore. Mia madre era una grande nuotatrice, ma lui no. E voglio dire, in quell'episodio un prete disse: come? I nostri figli stanno per essere massacrati, non in Europa, in Etiopia, perché siamo negli anni 1937-37, così. E quindi e questo qui sta accadendo.
sta facendo guadagnare a una società straniera, inglese, che con questi soldi poi costruisce cannoni addirittura per ammazzare i nostri figli. E quindi mio padre ebbe quella fortuna, lui avrebbe detto la parola l'ispirazione divina, a quei tempi, e questo vorrei anche dire, c'era molta più, secondo me, molta più sensibilità evangelica e cristiana di come c'è ora, quindi era sentito. E vorrei dire, saltando queste cose, perché è stato detto quasi tutto, e giustamente, in maniera particolare, mirabilmente chiara, che allora questa gente, questi colportori, magari considerati di scarsa cultura, che incontravano difficoltà enormi nell'incontrare la gente, in genere facevano il loro lavoro in maniera onesta. Qualcuno probabilmente, e questo la testimonianza, e questa persona l'ho anche vista, una di queste persone, ma si trattava di casi rari, preferiva mettere i libri nelle cantine per evitare di affrontare un pubblico. Ci voleva molto coraggio affrontare un pubblico, affrontare preti che venivano da tutte le parti. E sarebbe interessante sapere come erano, come ha detto il pastore Platone, come erano organizzati dietro dalla Chiesa Cattolica questi preti, che poi certamente avevano avuto un'educazione in seminario che secondo me non era del tutto cristiana. In ogni modo, queste persone che subivano, questi colportori che erano impauriti spesso, quindi dovevano mostrare un grande coraggio, però avevano anche un certo entusiasmo dentro di sé che li faceva superare questa paura, avevano anche davanti a sé la paura delle squadracce fasciste. In questo non dimentichiamo. Però avevano delle grandi soddisfazioni, perché questo vorrei che fosse ricordato, e mio padre lo dice, c'erano persone che si entusiasmavano. Io vorrei vedere se oggi ci sono persone che si entusiasmano così tanto nell'udire parlare di Gesù e della sua opera. E questo era per loro un segno di grande soddisfazione. Non è che abbia molto da dire, altro da dire soltanto che è stato ricordato Lucio Spirò, l'altro ieri è stato ricordato a Palermo, sono stati ricordati i 60 anni dalla sua morte, ma soprattutto l'anniversario del centenario del 1921, con qualche mese d'anticipo, i fattacci di Scipio avvennero in quell'anno lì. E questo volevo dire, che ora è stato detto tanto di Spirò, di tutte le cose belle che fece, è stato lui, tutte le sue opere furono distrutte, la Chiesa fu messa sul quadro, ma lui fu anche costretto a dimettersi da sindaco, che era stato eletto legittimamente dalla cittadinanza, sindaco socialista di Scipio.
e poi fu anche costretto, dovete dare dimissione anche da pastore. Questo mi ha anche ricordato. Mio padre ebbe l'educazione, come tanti altri, di Schirò. Sia mio padre sia Schirò parteciparono alla Prima Guerra Mondiale, ma perché furono costretti. Però erano pacifisti contro la guerra. Contro la guerra voluta tra gli altri da quel buon uomo di Mussolini, anche se ancora non aveva, non era ancora maturo per dirigere uno Stato, ma insomma. Concludo, perché tante cose sono state dette, che sia mio padre Guglielmo, che Lucio Schirò erano autodidatti, non frequentavano un granché di scuola. Il pastore Schirò, che fu un grande pastore, secondo me, io non lo ricordo, come ricordi, avevo 6 anni, l'unica volta che lo vidi, che lui mi cantava tenendomi in braccio, scendi tu nel nostro petto. Spero che questo inno sia ancora conservato nel binario. È autodidatta per motivi di povertà familiare. E mio padre è stato pure un autodidatta, questi uno dei, e tutte e due erano pacifisti, e tutte e due erano contro la violenza, e le medaglie che nel dopoguerra furono mandate a tutti i ragazzi del 99, medaglie della Prima Guerra Mondiale, mio padre non l'ha mai indossato e li conservava in un cassetto. Lui non voleva indossare, gloriarsi di cose che rientravano in un quadro di sterminio e di morte. Queste medaglie, strano a dirsi, l'ho perso. Erano in un cassetto, ma non l'ho più ritrovato. Non importa. Quello che conta, ora voglio finire perché... Sì, sì, bisogna chiudere perché comunque, stiamo concludendo il tempo. Volevo insistere sul fatto che queste memorie, che ha detto bene Gabriele Rustici, che sono memorie, non diario, e le ha scritte nel giro di pochi giorni. Grazie, grazie a Giovanni Jurato sia per questo intervento sia soprattutto per aver curato queste memorie e scritto anche l'introduzione di questo piccolo fascicolo, che è un'introduzione importante. E, certamente qui siamo di fronte anche un po' alle radici delle chiese metodiste, della chiesa metodista in Italia, Schirò, Scicli, e poi quando Guglielmo Jurato si installa qui in Toscana, appunto la chiesa metodista di Via dei Benci, dove c'era anche un istituto scolastico, un istituto Pestalozzi. E quindi un grande lavoro sociale che era condotto da un lato certamente dalla Chiesa Valdese, che aveva anche le cucine sociali oltre alle scuole, ma anche molto dalla Chiesa Metodista di Firenze. E quindi sono memorie di grande importanza e che forse dovremmo rivisitare più frequentemente. Mi chiedo se qualcuno vuole fare delle domande, potreste
chiedere, alzare la mano, è possibile alzare la mano oppure scrivere nella chat per dire che volete intervenire. Non vedo mani alzate. Cinzia, vuoi parlare? Sì, datti l'audio. No. No, ho mosso la mano, cioè parlo per fare complimenti, ho scritto anche in chat, mi è piaciuto moltissimo, ho trovato anche dei momenti molto emozionanti quando Giovanni Jurato ha ricordato che stava in braccio al pastore, cioè cose belle, ecco, che mi fanno pensare a chi è venuto prima di me. Con affetto, basta, non volevo dire altro. Grazie. Grazie. E forse Graziano vuole dire qualcosa? Intanto io vi ringrazio, sì, brevissimamente perché ho ascoltato e è stato interessantissimo le analisi che sono state fatte sia da Platone sia da Rustici, ma bellissima la testimonianza del figlio di Jurato. Io sono un amico di Gabriella, io sono un agnostico dal punto di vista della fede, sono un allievo del professor Maselli ai tempi dell'Università Firenze, sono amico anche di Valdo Spini, per cui seguo da anni le vicende religiose, della fede, della religione e seguo con passione alcune dei percorsi che personaggi come Jurato hanno fatto nella loro vita, sia per quanto riguarda la parte risorgimentale, quindi i loro predecessori, sia il loro ruolo che hanno svolto nel periodo che anche oggi abbiamo analizzato. Quello che a me ha colpito veramente è stato molto profondo l'analisi di Platone, poi ripreso anche da Rustici, e l'ho scritto in quelle poche righe che ho poi riportato sulla chat, sono le riflessioni finali che Jurato ha fatto su tutto il suo percorso di vita. E sono riflessioni che credo coinvolgono tutti, indipendentemente dalla fede di appartenenza. Mi ritrovo molto nei principi e nei valori del colportore, mi ritrovo molto nelle storie che loro hanno vissuto di difficoltà, di scontro anche, di emarginazione, quello che hanno subito come hanno subito tutte le, purtroppo, minoranze nella storia del nostro paese. Purtroppo la presenza del mondo cattolico, la presenza del Papa in Italia spesso è stata diciamo, per i nostri fratelli maggiori ebrei in larga parte del loro tempo e poi anche per le altre fedi, motivo di emarginazione, di ghettizzazione e spesso anche purtroppo di violenza fisica e di estromissione. Poi quello che è successo dal 38 fino al 45 lo conosciamo tutti e purtroppo mi dispiace segnalarlo. Siamo nel 2021 e questi rigurgiti di xenofobia in senso generale e di separazione, allontanamento e rifiuto del, tra virgolette, diverso, laddove diverso è sempre da capire che cosa sia, sono ritornati a galla. Analizzare anche la nostra vita in funzione di quello che ciascuno di noi nella politica, nella cultura, nella tradizione, nella fede, ha dato cercando di migliorare la società che intorno a noi ruota, spesso è oggetto di grande riflessione e purtroppo lo dico io che sono un piccolino rispetto a chi ha molto di più ha dato e tanto di più ha dato, è anche oggetto di grande amarezza e di grande delusione. Spero che sia
poi i frutti li raccoglieranno quelli che verranno, a volte però guardando dentro noi stessi. Purtroppo questo è il sentimento. Io vi ringrazio, siete veramente delle belle persone, state organizzando delle iniziative culturali e intellettuali di grande valore. Grazie, vedo che c'è scritto in chat anche la Chiesa Metodista di Luino è nata per opera di un colportore di nome Guglielmo Grassi, che era le dipendenze della società biblica, quindi un compagno di Guglielmo Jurato e fatalità si chiamava nello stesso modo. Francesca Barbano, prego. Francesca? No, devo mettere, scusate, non mi sentite perché stavo pasticciando con l'audio. E volevo dare una testimonianza piccola. Io non conoscevo nulla di questa storia dei colportori perché le chiese del Ponente Ligure hanno una storia un po' diversa. Però ci sono dei fili sottili, ma tenaci, che anche questi incontri credo possano contribuire a mantenere vivi, al di là della memoria, perché io la registrazione di questo incontro la passerò sicuramente ad una collega di Genova che adesso non frequento più, ma che avevo scoperto nel momento in cui lavoravo a Genova, lei è di Sestri Ponente, che la sua mamma viene dalla Sicilia riformata, adesso non so se Valdese, Metodista, eccetera. E attraverso le chiacchiere che abbiamo fatto qualche volta, questa storia piano piano è venuta fuori e si è riannodato un filo, nel senso che a Sestri Ponente la chiesa ormai è quasi completamente esaurita, sono molto anziani, però questa famiglia, vabbè, forse non frequenta la chiesa, ma sta riscoprendo in qualche modo le sue radici, ecco. Quindi anche nelle storie piccole, personali, c'è ancora un lavoro che può dare frutti che noi non possiamo conoscere, non conosceremo, ma che è ancora vivo, cioè ci sono questi piccoli segnali di memorie che passano e che sono ancora vivi adesso, non è solo storia. Grazie. Grazie a te. Forse Gabriella Rustici voleva fare un breve intervento. No, grazie, sto ascoltandovi. Bene, ma io credo che ci avviamo verso la conclusione, però chiedo sia a Gabriella Rustici sia a Giuseppe Platone e anche a Gabriella Ballesio se vogliono dire una parola finale. Ma ci vorrebbe tempo a riflettere sui noi che siamo eredi in qualche modo di questo lavoro, questo impegno senza orari, cioè vite spese in tutto questo, come interpretiamo, perché non viviamo del passato, siamo nel presente, però conosciamo adesso meglio le vicende che ci hanno preceduto, cioè noi siamo portatori di un progetto che però non è così chiaro, secondo me, come era forse semplicistico e non così problematizzato, anche se però i problemi c'erano, e che problemi, anche di politica, di società, di ignoranza, di cultura, eccetera, eccetera. Però oggi mi sembra che una volta si frangevano negli scogli del confessionalismo. Io sono metodista, io sono valdese, io sono fratello, sono libero, sono qui, sono là. Adesso invece noi ci infrangiamo, non lo so, cioè è ritornato questo sogno dell'unità del protestantesimo italiano, è ritornato in Francia, dove hanno fatto delle cose concrete, è ritornato in Olanda, dove hanno fatto un processo faticoso ma importante,
noi non ci arriveremo, perché poi proprio per queste memorie storiche, il nome valdese, il nome metodista, rischiano di essere un po', non dico una zavorra, che sarebbe una parola inappropriata, però diventa difficile tutto questo. Quindi insomma è difficile essere protestanti in Italia. Cioè ti presenti, una volta ti danno del settario, poi non capivano niente, perché dire metodista nell'Ottocento, cioè, anzi, metodista, ma valdese poi era inarrivabile. Ecco. Quindi, insomma, oggi noi abbiamo anche un problema di identità, di chiarezza, di definizione anche. In fondo noi, ma che ci stiamo a fare qua in Italia? Cosa abbiamo da dire di nuovo, di diverso? A parte l'esercizio del culto che ci sta benissimo, perché come i colportori erano al libro impiego della società biblica, i pastori lo sono in quello della tavola. Però a parte quello, che il culto io lo vedo più come un tema interno di studio, di riflessione, di preghiera, di canto. Non c'è nulla più bello di cantare e pregare insieme, no? Proprio veramente qualcosa che personalmente mi ha sempre molto colpito e arricchito. Però poi fuori dal Tempio, cioè è difficile, e in questo siamo un po' soli. Sì, facciamo rete, ci conosciamo tutti, però c'è una certa solitudine, ecco, della testimonianza. E questo è simile al passato, però oggi potremmo, appunto, internet, in altri modi, trovare una ragione per dire una parola, insomma. Ogni tanto ci proviamo, non dico che si parte da zero, però è difficile. È difficile la testimonianza evangelica. Lo è sempre stato, ma oggi, in una società così rapidamente che si trasforma grazie alla tecnologia, è ancora più difficile. Personalmente lo ritengo un compito, una sfida affascinante e arricchente, sempre che non sia in chiave appunto autoreferenziale o di proporre noi anziché la parola. Gabriella? Molto brevemente, in occasione di questo incontro mi sono riguardata quello che avevo già scritto e ho pensato che ora lo scriverei diversamente, e mi sono affezionata alla Sicilia e alla ricchezza e la particolarità dell'evangelizzazione siciliana in Sicilia, e anche proprio della storia siciliana. Veramente è un mondo che è stato anche studiato sicuramente, ma andrebbe anche valorizzato più di quanto non lo sia a tutt'oggi. E direi, anche come diceva Francesca Barbano, ci sono tante memorie, tante piccole memorie che costituiscono nell'insieme, se viste in una certa prospettiva, una storia importante. E quindi mi sembrerebbe veramente da riprendere, perché forse è da riprendere, lo studio delle storie locali, dell'evangelizzazione delle nostre chiese. Vedo che c'è un intervento di Saverio Scucimari, vuoi dircelo tu, scritto in chat? Sì, grazie. Grazie innanzitutto ai relatori, perché per me, diciamo, è stato tutto nuovo ed è stato molto gradevole. Gradevole, diciamo, non solo così in senso estetico, ma arricchente dal punto di vista della riflessione. Appunto io scrivevo questo, no? Cioè, siccome l'esperienza che avete comunque presentato ci riporta a un modo di intendere, di praticare il colportaggio, che forse, almeno questa è la mia impressione, no? Negli ultimi decenni, ora diciamo non so se in ambito valdese o metodista, ma in ambiti, diciamo, altri ambiti evangelici è stato anche, comunque praticato ancora, no? Per diverso tempo. Però ecco, l'impressione è che questa pratica sia stata un po' più
vogliamo metterla così, un po' più attenta alla vendita del libro o comunque alla vendita del messaggio, che non all'incontro con il destinatario di quel libro, di quel messaggio. Per cui così stavo semplicemente riflettendo un po' su questa storia e considerando che forse la fine del colportaggio. Io sono un pastore avventista e nella chiesa avventista, diciamo, abbiamo ancora dei colportori che però stanno in via di pensionamento e non vengono più poi sostituiti. Ecco, mi chiedo se la fine del colportaggio, insomma, sia al 100% da attribuire semplicemente a un cambiamento dei tempi, oppure se forse non c'è stato un po' anche la perdita di quell'anima del colportaggio che invece ho potuto scoprire in questo personaggio. Quindi vi ringrazio. Grazie a te. Certo, i dibattiti su come portare la Bibbia in piazza riemergono in questo momento. E comunque io credo che possiamo concludere qui questa serata. E noi vi invitiamo come Centro Culturale Protestante di Firenze al prossimo incontro, che sarà venerdì 7 maggio, sempre alle 17:30, sempre con questa modalità in cui intervengono due o tre persone. Il tema sarà la donna nel Nuovo Testamento e nella Chiesa, a partire da un piccolo testo che è stato pubblicato, e interverranno Cristina Simonelli, che è una teologa cattolica, presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane, Dora Bognandi della Chiesa Avventista, già presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia, e Paolo Ricca, professore emerito della Facoltà Valdese di Teologia. Trasmetteremo anche quell'incontro su Facebook, quindi chi lo avrà perduto perché non potrà partecipare sul momento potrà sempre rivederlo. Grazie veramente a tutti quanti, concludiamo questo incontro e ci salutiamo. Ciao a tutti, ciao.